Sì, si parte con un grande progetto, un progetto integrato di grande qualità che ha visto la collaborazione di tante istituzioni, di tanti esperti anche internazionali, una proposta veramente all'avanguardia a livello europeo, a livello globale, che trasformerà l'Albergo dei Colli in una grandissima fabbrica della cultura, rivolta ai cittadini, rivolta ai nostri giovani, che per creare, per avere formazione, creare impresa, creare cittadinanza. I lavori cominceranno tra qualche settimana, quindi l'obiettivo è concludere per il 2026, quindi devo dire veramente un momento molto importante che trasformerà il luogo, ma trasformerà anche questo quartiere, che si, diciamo, fa parte di un grande progetto di trasformazione urbana. Completo la domanda. C'è sempre questa diatriba, chiamiamolo così, di fare qualcosa subito in modo da riempirlo, oppure come funzionerà? Funzionerà, noi abbiamo, diciamo, chiesto ai progettisti di fare una cantierizzazione. Allora, sai che facciamo? Andiamo a scappare. Facciamo tre concerti aspettando. Allora, aspettando. Facciamo tre concerti qua. E in parallelo ovviamente si saranno strutturali, lavori di intervento, si consentirà di tenere il palazzo aperto, però in parallelo avere un cantiere con centinaia di persone che lavorano, perché poi ci sarà anche quest'anno un'opera che prevede l'impiego di centinaia di persone, quindi grande, tanta forza lavoro si crea anche sul territorio. Adesso abbiamo parlato anche con l'impresa di coinvolgere al massimo quelle che sono maestranze, professionalità e imprese. Iniziativa che porterà nel 2026 ad avere altri spazi, soprattutto la fruibilità dell'Albergo dei Colli. È un'iniziativa che mi emoziona perché oggi nasce qui a Napoli una grande infrastruttura culturale, ma non solo per Napoli, per tutta la nazione italiana. In questo edificio, che secondo alcuni esperti, adesso io non so, il più grande edificio pubblico d'Europa, noi allocheremo il raddoppio del Museo Archeologico Nazionale, una grande biblioteca che sarà soprattutto uno spazio di condivisione di momenti, di discorsi, di idee dei giovani. Allocheremo poi spazi dell'Università Federico II, scuole di specializzazione, e questi tre soggetti potranno interagire insieme da un punto di vista culturale. Voi immaginate insieme il Museo Archeologico Nazionale, l'Università, una grande biblioteca, significa fare veramente cultura, perché la cultura ha bisogno anche di luoghi, di spazi, di infrastrutture dove poter essere declinata. Qui si potranno organizzare concerti di buona musica, si potrà fare del cinema, proiettare del cinema, quindi è davvero un momento felice. Ministro, una battuta veloce sull'orientale che è stato occupato, lei che cosa ne pensa della cultura in questo momento così particolare, legata anche alla guerra? Io sono un giornalista, oggi qua parliamo del grande albergo dei poveri, di Palazzo Fuga, e non parliamo di altro.